Salve a tutti, da Francesco Samani. Oggi desidero, dietro richiesta, svolgere un esercizio particolare sulla, diciamo, comprensione e ragionamento verbale, però, è relativo sempre alla logica, che a sua volta è relativa alla prova preselettiva. Del concorso a cattedre per diventare docenti. Vi leggo la traccia. Allora, se 5A e D come si scrive la parola come scrivere, contare, usando i numeri invece di lettere, quindi con i numeri. Ci sono quattro risposte: A, B, C, D. La prima 9, 19, 18, 24, 7, 22, 11, 6, 26, 24, 36, 2, 32, 10. Le altre opzioni sono errate, quindi A, B, D errate, oppure l'ultima 7, 17, 16, 22, 5, 29. Allora, non bisogna preoccuparsi, diciamo che più farete questo, vi allenerete su questa tipologia di esercizi, ovviamente più capirete come farli subito. A questo punto io vi invito a ragionare sui dati che ci dà, cioè ci dice A è uguale a 5. Sappiamo che c'è la B, la C, D ci dice che è uguale a 8. Vado avanti, A, B, C, D, E, F, G, H, che è 12. Allora, a questo punto ragioniamo. Tra A e D ci sono proprio tre numeri di differenza, cioè potrei pensare di dare a B il valore 6, a C il valore 7, a E il valore 9, 10, 11 e 12, cioè la lettera dell'alfabeto A non è nient'altro che a binario. Per dare il numero alla lettera non bisogna nient'altro che dire A è il primo numero, ok, gli aggiungiamo più 4, quindi 1 più 4, B la seconda lettera, ok, 2 più 4 ed esce 6. Quindi abbiamo trovato finalmente la relazione esistente tra la lettera e il numero. Ovviamente, fatemi vedere, qui bisogna arrivare fino a contare, quindi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ci fermiamo a T. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Allora, contare la C e il 7, potrebbe essere questo. La O, andiamo a vedere, è 17, eccolo qui. La N, prima della O, è 16, ok. La T, contare 22, ok. In realtà già vi potreste fermare, già
verificate che i primi tre numeri di questa serie, di sette numeri, sono giusti, sicuramente è questa la soluzione, la risposta D. Adesso ci siamo per brevità, cioè per, no, per brevità, per completezza lo finiamo. Contare, quindi siamo alla A che è 5, R che è 20 e la E che è 9. Sono contento che nello svolgere con voi in live, in diretta live, l'esercizio, insomma, è uscito subito bene. In ogni caso, valutate anche la questione del tempo, della gestione del tempo, cioè obiettivamente io mi sarei fermato qui ai primi tre numeri. Non è conveniente, secondo me, procedere e andare oltre. Se fosse uscita una parola magicamente, eccetera, eccetera, io vi sconsiglio, vi avrei sconsigliato di andare ad appurare e valutare la correttezza di ogni singolo numero di questa serie di numeri. Quindi ovviamente tenete sempre presente del rapporto tempo che avete a disposizione e velocità, insomma, di risoluzione dell'esercizio. Io con questo vi ringrazio per la pazienza di avermi seguito, vi saluto, vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Ciao a tutti, un caro saluto da Francesco Samani.